Ok, vedremo ora come installare invece OpenSim su un Mac. Io ho qui un Lion, credo che sia il 10.7, una versione non recentissima, ma comunque abbastanza buona su una macchina virtuale. Come vedete, io ho scaricato alcuni pacchetti, in particolare i più importanti sono il MAMP e il Mono Framework. Ora, come si trovano questi pacchetti? Li trovate su Safari e su Safari cercate anzitutto il Mono per Mac, quindi andate quindi Mono SX. Mono è colui che vi consente di lanciare poi fisicamente. Io ho lanciato la versione Previous 12X per Mac OS X e ho scaricato questo runtime, che è quello lì. Poi l'ho lanciato e effettivamente credo che abbia cioè ha funzionato, nel senso che dopo che l'avete installato potete andare su un terminale e fare mono meno version e vi vedete la versione 2.10 di mono just in time compiler. L'altra cosa che dovete installare è anche il MAMP perché sono per Mac, il MAMP, vedete che c'è Mac Apache, eccetera. Download now, vi installate e vi scaricate questo. Una volta scaricato questo signore, dovete lanciare il MAMP. Quindi il MAMP lo lanciate dal Finder, cercate un po' dove è il MAMP, eccolo qua. MAMP, lanciando il MAMP, ecco, no, si è aperta la cartella. Qui vi chiede di comprare la versione professional, ma a noi ci è sufficiente lanciare MAMP questo, credo. Questo dopo che l'avete installato, e vedete che a questo punto compare l'iconcina del MAMP e abbiamo la possibilità di startare i server. Prima di farli partire, bisogna però, attenzione, controllare che nelle porte. Qua normalmente la porta del MySQL è 8889, dovete metterla 3306, che è quella standard normale di MySQL. Una volta fatto questo, potete fare start servers e questi vanno su. Nel momento in cui vanno su, vedete che qui quindi la porta è tutta lì, potete andare in phpMyAdmin, come abbiamo visto di là, per Windows, e abbiamo creato un utente, quindi vi ho creato un utente che abbiamo chiamato OpenSim host, qui ricordate di mettergli local e qua OpenSim come password, OpenSim, e poi creiamo un database uguale all'utente e poi facciamo go, viene generato l'utente. Io qui l'ho già fatto, quindi non ve lo faccio rivedere un'altra volta. Una volta che l'avete fatto, vabbè, possiamo però anche vabbè, comunque questo qui è la teoria. Perché poi dovete scaricarvi a questo punto la distribution di Diva distro. La Diva distro la trovate nello stesso posto di sempre, uguale a quello che abbiamo usato per Linux. E qui abbiamo, vedete, sono 32 mega da scaricare. Ecco, praticamente lo fa, scarica e lo unzippa. Vedete che ci è impiegato già un pochetto, vi ho risparmiato prima tutto il tempo di scarico di MAMP e di Mono che ci impiega il suo tempo, quindi sicuramente non ci siamo nei 5 minuti o poco più, insomma, che abbiamo impiegato con Windows. Quindi Diva, una volta che siete in Diva, dovete poi però andare dentro dove è scaricato, quindi Downloads, CD Diva, CD Bin. Qui potete fare a questo punto monoconfigure.exe e monoconfigure.exe lo chiamate Mac World, anzi facciamo Mac database localhost, OpenSim, qui abbiamo scritto ancora OpenSim e qui dovete mettere l'indirizzo esterno come abbiamo fatto su Ubuntu, questo perché ce l'ho in una specie di LAN interna.
E poi ve lo ricordate anche, 133-128. Qui Mac si comporta come un Unix, Linux, quindi ho messo due. Date invio su questi. Ok, lui è a posto. Ora viene la prova del 9. Mono openc.exe. Se abbiamo configurato tutto bene, vedete che accede al database e si carica tutto il necessario e fa partire la nostra sim. A quel punto, quando poi partirà, possiamo cercare di collegarci al solito. Ah sì, qui ci chiede ancora il nome dell'estate. Facciamo invio. Ecco, test user e test ancora sarà il nostro utente di default. E qui ci chiede per tutte le altre tre regioni. Questo ce lo chiede solo la prima volta, eh? Dopodiché lui è a posto, è entrato. Quindi noi a questo punto possiamo entrare in diciamo, quindi entriamo nel nostro imprudence. Eccolo qua, è il nostro imprudence. Mettiamolo nella nostra finestrella. E qui dobbiamo, nel grid manager, ricordiamo che andiamo nella grid, che in questo caso è 128, get grid info, vedete che si chiama Mac, la grid, e quindi noi siamo sulla Mac e possiamo entrare come test, user test, magari Mac. Ah sì, l'avevamo, c'era questa, la Pippo. Grid manager è la Pippo Mac, quindi dovremmo riuscire a entrare così, no? Grid Pippo, login. Se effettivamente è lei, vedete che sta entrando, lo potete close, potete vedere che sia veramente lei perché ci sono una serie di azioni qua in cui sta entrando test user. Quando entrate, a questo punto ci sono le solite cose che abbiamo visto anche con Ubuntu, quindi creiamo un prim, primitive, creiamo uno script, direi che l'ha fatto, e poi abbiamo visto creiamo il gruppo, quindi gruppo, nessuno, crea gruppo, facciamo gruppo, nuovo gruppo, eccomi. E poi ci mettiamo ancora una foto, quindi facciamo, dov'è fotografie, qui c'è questa, facciamo salva, abbiamo la fotografia, che questa, la mettiamo qui nell'icona del gruppo, il gruppo che è quello, facciamo ok, no, sì. Il gruppo è fatto, quindi a questo punto possiamo ad esempio fare una nuova notice, prova, prova, e gli mettiamo in allegato quella snapshot che abbiamo fatto prima. Ecco, e poi invia la notice e vedete che è arrivata la notice con anche la nostra snapshot. E quindi, come avete visto, 5 minuti l'abbiamo visto per tutte le piattaforme più importanti che conosco, che posso fare io adesso, che sono Windows, Linux e Mac. Ed è tutto per questa volta, grazie.